abbiamo trovato due del cast di Replay che stavano facendo le prove, li ho portati fuori praticamente con la forza e volevo sentire qualcosa anche da voi. Ci hanno svelato poco. Allora, abbiamo Clara Maselli e Giorgio Camandona, ci siamo già visti per E se il piccolo. Però voi potete dirmi qualcosa in più dello spettacolo, perché loro mi hanno detto proprio poco. Troppe cose non si possono dire. Il vostro ruolo, qualcosa, come siete stati scelti, come avete deciso di fare questo spettacolo insieme? Sì, in realtà sono decisioni che ha preso Mauro, e il regista, e io studiavo con lui e per tutta una serie di motivi sono, insomma, mia scelta per fare la parte di Giulia, che è la parte di questa psicoterapeuta e, di circa 30 anni, diciamo, con un rapporto un po' problematico con gli uomini. In realtà niente di così tragico, che quello che può essere tranquillamente la realtà di oggi di molte donne, molte persone, e per cui si ritrova ad avere come paziente Nico, che è interpretato da Gabriele Foschi, e di cui si innamora. Purtroppo. Purtroppo, perché una psicoterapeuta che si innamora di un suo paziente non è proprio... e quindi, insomma, la storia si svilupperà, ma non possiamo svelarvi troppi segreti, no? Però qualcosa sono riuscita a farle dire, quindi... Purtroppo. Ma sono contenta. Quindi tu è il primo spettacolo che fai, vieni dalla scuola? No, io in realtà ho appena finito di fare Sister Act. Ah già, è vero, ti ho visto. Facevo Grease, facevo Ciaccia nell'ultima edizione. Quindi sei una veterana anche tu, anche se sei giovanissima. Esatto. Magari forse cose meno famose o più piccole, sì. Però beh, insomma, Sister Act è stato anche lui un grande successo. Mi riferisco alle cose precedenti, ecco. Sì. Ho fatto la scuola anch'io, la Bernstein, e dopodiché ho iniziato a lavorare. Ho lavorato tanti anni anche nei parchi divertimento in Italia e all'estero. Ma cominciano tutti così, sai? Sì, certo, infatti. E invece tu, io ti ho già visto recentemente, sei passato su Sky con E se il piccolo, un altro successo, un altro piccolo bijou, e invece qui? E invece qui l'opposto, direi, del piccolo, nel senso che qui io sono interpreto la parte di Dave, che è un ragazzo 28enne, americano, newyorkese, molto simpatico, molto estroverso, giocherellone, un amante del football, lavora in una bakery, mi viene da dire a tratti un po' superficiale, quegli americani che al primo... Standard. Un po' standard, poi in realtà anche lui sotto sotto ha... una profondità, no? Come persona, come ragazzo, che viene fuori poi con nella sua relazione con Amy, Elena, altra ragazza americana con cui, insomma, si instaura un rapporto, cresce questa e si sviluppa questa storia d'amore. Basta, puntini. Non possiamo dire di più. Ricordiamo, allora, l'appuntamento è a partire dall'11 maggio fino al 14, giusto? 14. Fa niente, noi abbiamo dei mezzi tecnici potentissimi, basta urlare. Dall'11 al 14. Al 14 maggio. Al 14 maggio, qui allo spazio N Studios del MAS. Ricordiamo che il sabato e la domenica, quindi il 12 e il 13, saremo in scena con un doppio spettacolo, quindi al pomeriggio alle 15 e alla sera alle 20:30. Benissimo, prezzi, l'abbiamo detto, sono molto popolari, perché 15 euro il biglietto unico. Sostenete questo progetto, sostenete queste piccole realtà che diventeranno grandi, io ne sono sicura. Io vi ringrazio e taglio qui, perché altrimenti non diventiamo sordi pure noi. Grazie, ciao a tutte e due. Ciao.